Sono sicuro che alcuni creatori di contenuti, in particolar modo i YouTubers, alle prime armi si sono ritrovati le filigrane nei propri video, generate dai classici programmi cosiddetti d'inizio. C'è un modo per levare queste fastidiose scritte e icone. ItPoV con un watermark remover è la soluzione. Il programma può essere installato sul PC, Windows e Mac, oppure è utilizzabile online. Vi mostro entrambi, cominciando dal programma offline. Su disco, nel sistema operativo di Microsoft, occupa circa 235 MB. Avviato, noterete che è possibile operare su un video o su un'immagine. Le estensioni supportate ve le lascio scritte in descrizione. Prova innanzitutto col video, lo trascinate oppure lo pescate dall'Explorer File. Caricato. Allora, in basso ci sono tutti i fotogrammi. Questo sta a indicare che è possibile rimuovere la filigrana da un certo tempo in poi. A me interessa rimuoverla del tutto, quindi molto semplice. Si va a selezionare. Poi, se volete eliminarla oppure desiderate aggiungere un'altra selezione, qui è il posto giusto. Appena fate clic sul pulsante di esportazione, il programma vorrà registrata una licenza. I prezzi ve li lascio in descrizione tramite link. Da premettere che su Mac il valore si alza sensibilmente, quindi fate le vostre valutazioni come dico sempre. Una volta effettuato l'accesso col proprio profilo, ecco che potete esportare. Il tempo di attesa dipenderà naturalmente dal tipo di file, dalla qualità e dalla durata. A proposito di questo, l'estensione rimarrà quella di origine, compresa la qualità e il formato. Quindi, nel mio caso, rimane un MP4 in 1920x1080 a 60 fotogrammi al secondo. Allora, osservando il risultato, è ovvio che non vi può fare magie. Ci viene una sfocatura al posto della filigrana. Comunque, meglio di niente. Più che altro è efficace quando è piccola, quando le scritte, le icone, sono minuscole. Con le foto funziona allo stesso modo, con qualche opzione in più. Prima di lasciare il programma, vi faccio notare solamente il menu a tendina. Qui sono riunite varie voci, lo dico a chi ha poca dimestichezza con queste cose, magari vuole per qualche strano motivo cambiare la lingua e così lo sa, ecco. Come impostazioni c'è poco, direi, eh? Mi sarei aspettato qualcosa di più, tipo il tema chiaro, scuro, se si vuole ridurre la qualità del file. Vabbè, spero che implementino qualche altra opzione in più. Eccoci al programma online. Questo, da quanto mi hanno riferito, è completamente gratuito. Inoltre, ci sono molte più opzioni, caspita. Cioè, non solo è possibile rimuovere la filigrana, ma anche aggiungerla, pescando un file immagine o anche creare un testo personalizzabile. Potete incollare un link senza dover scaricare il file sul PC, come ad esempio un video YouTube. Conversione in diverse estensioni, una sezione dedicata alle GIF. Insomma, notate voi quanto è possibile fare in più. Inizia a diventare proprio un editore di video e immagini? No, ragazzi, non mi fa importare questi tipi di file. L'unica pecca è alquanto strana, perché di solito sono i video a non essere supportati, visto che sono più pesanti. Un software online rimane sempre con certe caratteristiche, ecco, per concludere qui. Aspettate però, alla fine della registrazione mi sono accorto di questa voce in alto a destra. Ecco il rimedio. Con questo strumento, chiamiamolo così, avete tutte le funzionalità dell'online e in più il supporto per le foto. Quindi adesso sì che è un editore completo. C'è anche una sezione dedicata ai meme.